Stamattina, per esempio, abbiamo partecipato, ho partecipato in prima persona alla presentazione ufficiale nella conferenza stampa che diciamo, La 100 presentava la chilometri. 100 km di ciclismo, la terza edizione quest'anno, che è un evento che diciamo, sta piano piano prendendo corpo, con numeri anche abbastanza interessanti, con un bacino di riferimento ai fini della promozione di tutto interesse e che sicuramente, per esempio, per il prossimo mese di maggio, la competizione si terrà il giorno dell'8, la domenica 8 maggio, sicuramente diciamo, andrà in qualche maniera a caratterizzare quel periodo diciamo, della stagione turistica, dell'inizio della stagione turistica in maniera positiva e proficua, così come è già successo l'anno scorso. Quest'anno pure si prevedono numeri interessanti. Ma non soltanto riferiti proprio ai partecipanti e eventualmente ai propri familiari, ma proprio come riverbero in termini di immagine, di risonanza nel comparto, in un comparto quello del cicloturismo, che è sicuramente è uno di quei segmenti in cui va profuso uno sforzo ulteriore, perché tende a coniugare quelli che sono diciamo, elementi di promozione riferiti al paesaggio, riferiti all'ecologia, questioni che sicuramente hanno un appeal da un punto di vista turistico.